Allora, Sindaco, le sue prime parole sono state, come diceva anche poco fa con un'altra collega, non è la mia rivincita, è la vittoria di Avellino, voglio essere il sindaco di tutti. Certamente, lo ribadisco, è la vittoria di tutti gli avellinesi e voglio essere il sindaco di tutti. Non ci sono vendette da consumare, rivincite da consumare, insomma. Quindi noi da domani mattina ci dobbiamo mettere al lavoro e dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per risolvere i problemi della città. Tutti insieme in Consiglio Comunale, chiedendo responsabilità, senso di responsabilità a tutti i consiglieri. Da dove intende cominciare? Noi dovremmo partire sicuramente dal problema del bilancio, noi dovremmo fare una grande operazione di verità e trasparenza sui conti pubblici, vedere come stanno le cose, dirle, raccontarle ai cittadini e poi partire tutti insieme. Enzo, Norberto, avete domande da studio, immagino. I nostri auguri di buon lavoro, prendiamo atto di queste sue prime dichiarazioni, nessuna rivincita, bisogna lavorare tutti insieme per la città. Ecco, Sindaco, le chiedo, come si muoverà rispetto ad una maggioranza che comunque lei non ha in consiglio comunale? Lei ha detto nei giorni precedenti il voto che comunque in nome della responsabilità nei confronti della città una maggioranza l'avrebbe trovata. Come si muoverà su questo fronte che mi sembra il fronte più difficile da svolgere a cominciare dai prossimi giorni? La maggioranza si troverà sui singoli problemi, una volta individuato il problema e una volta individuata la soluzione tutti insieme, di conseguenza ci sarà anche la maggioranza. Qui entra in gioco la responsabilità di tutti i consiglieri. Su un singolo problema io voglio vedere quale consigliere comunale si assume la responsabilità di fronte alla cittadinanza di non approvare un provvedimento che fa il bene della città. Ecco, un'altra cosa, Ciampi. Lei si aspettava questa cosa, adesso può dirlo, oppure insomma, tenuto conto del calo degli elettori al secondo turno, la vittoria al primo turno della coalizione di centrosinistra, un po' aveva perso le speranze, oppure no? Oppure che cosa le ha fatto credere? Che... No, io sono stato sempre ottimista perché dal contatto che ho avuto con la gente in questo periodo sentivo da tutti una richiesta di cambiamento, quindi io sono stato sempre molto ottimista. Ecco, la giunta come è presto, mi rendo conto, deve ancora intanto festeggiare meritatamente, ma per esempio rispetto agli apparentamenti ufficiosi corrisponde una qualche, diciamo così, intesa anche su una giunta che comprenda elementi indicati da chi lo ha sostenuto, sia pure ufficiosamente al secondo turno o no? L'argomento giunta è decisamente prematuro questa sera. Quello che mi sento di dire è che sarà una giunta sicuramente di alto profilo tecnico, si baderà soltanto alla competenza e al merito. Ecco, vuol dire una cosa al suo competitore che ha sconfitto ampiamente, all'avvocato Nello Pizza? Allora io, come ho avuto modo di dire anche in campagna elettorale, rispetto Nello Pizza perché è stata una persona corretta. Quando abbiamo avuto i confronti pubblici abbiamo avuto sempre un rapporto molto civile, di rispetto reciproco. Io sono convinto che anche in Consiglio Comunale avremo modo e saremo costretti a collaborare.